Civili dobbiamo dimostrare di esserlo nei momenti che contano, nei momenti difficili. Ecco perché questo appello trasversale al voto, per far sì che trionfi la buona politica, bisogna fare delle scelte oculate, bisogna meditare quando si mette la croce sul simbolo o il nome del candidato che si preferisce e, dicevamo, bisogna in quel momento scegliere le persone che poi ci rappresenteranno. Da quella scelta dipenderanno i prossimi 5 anni, poi non dovremo scaricare responsabilità su nessuno, dobbiamo assumerci noi le responsabilità e non delegare altri. Ecco perché sull'appello tutti i partiti, tutti gli schieramenti, tutti i candidati sono d'accordo. E poi, come diceva il senatore Chirilli, guardare nelle liste, perché le brave persone ci sono, brave nel senso politico, tra virgolette, e ci sono anche quelle meno brave, quindi si può scegliere e di conseguenza si può votare senza dire non ne vale la pena, ne vale la pena perché si può scegliere. E a proposito di scelta, c'è ancora, siamo a pochissime ore, senatore Chirilli, dalla chiamata degli elettori alle urne, c'è ancora chi parla di voto utile. Ecco, la legge regionale consente a chiunque, dicevamo prima, di essere eletto e consente a chiunque dei candidati alla presidenza della regione di essere eletto presidente della regione, dipende dai voti e quindi dipende sempre dai cittadini, quindi voto utile o inutile in democrazia non esiste, anche questa è forse una degenerazione della cattiva politica, lei cosa ne pensa? C'è soltanto da parte della PDL una difficoltà evidente che scaturisce dal fatto che le candidature o la candidatura alla presidenza è stata effettuata a dispetto delle preferenze del presidente Berlusconi e a dispetto di altri leader della stessa PDL. La scelta è caduta su una persona di indubbio validità in termini di professionalità, ma dal punto di vista politico incapace di essere sintesi delle varie anime del centrodestra. Di conseguenza questa evidente difficoltà, il forte distacco che il candidato del centrodestra ha nei confronti del candidato del centrosinistra e in queste ore anche dal candidato di centro, mette paura e quindi porta i leader del centrodestra a dire che il voto al candidato del centro sarebbe un voto inutile. Questo ci viene soltanto da una parte, l'altra parte invece credo sotto questo aspetto perlomeno sia più osservante delle buone regole della democrazia e non cerca di capziosamente nascondere i propri errori e le proprie difficoltà. Noi siamo forti del nostro programma, noi siamo forti di una leader indiscussa come Adriana Poli Bortone, lo stesso Berlusconi l'aveva indicata come leader per guidare l'intero centrodestra a queste elezioni e quindi andiamo avanti tranquilli perché abbiamo uomini eccellenti nelle liste e, ripeto, un carismatico leader per la candidata alla presidenza della regione. Quindi il voto nostro è un voto altrettanto utile, io non dico più utile, ma io rispettosamente, come per il centrodestra come per il centrosinistra, dico che il voto dato a noi è altrettanto utile. Riteniamo però che è sicuramente più indirizzato ad una gestione diversa da quella che la Regione ha conosciuto in questi ultimi 10 anni, una gestione che faccia finalmente giustizia di una sanità troppo legata alla politica e di conseguenza troppo esposta al malaffare. Noi vogliamo che, come è accaduto negli enti locali, come accade negli enti locali, la gestione e la programmazione siano aspetti assolutamente divisi.
intendendo in testa alla classe politica una programmazione seria, e insieme alla programmazione spetta alla politica il controllo di quella che è invece la gestione, che deve essere affidata a degli esperti, a dei manager che devono essere di assoluto valore e rispettati durante il loro lavoro, non devono essere influenzati dalla classe politica. Questo avviene negli enti locali, riteniamo che debba avvenire anche nella sanità. Quindi noi siamo sicuri che l'elettorato comprenderà questo nostro messaggio, comprenderà che siamo per la tutela del paesaggio, che viene oggi sconvolto, viene modificato nei suoi aspetti morfologici da una disseminata pleteora di pannelli fotovoltaici, che senza alcun programma e senza alcuna valutazione di impatto ambientale ormai invadono e distruggono le nostre campagne. Intendo dire un programma energetico che faccia pure razionalità delle pale eoliche, che ormai le vediamo disseminate in ogni luogo. Vogliamo un ambiente più pulito, vogliamo una portualità vera, in maniera che il turista possa venire nelle nostre zone e attraccare con i suoi yacht e portare economia fresca, denaro fresco nelle tasche dei nostri operatori turistici. Abbiamo bisogno innanzitutto a Lecce di una facoltà d'agraria, perché non è più possibile che nei nostri supermercati si acquistino le lattughe che provengono dall'Olanda o gli agli che provengono dalla Cina o i lampagioni dall'Israele. Noi che avevamo un'agricoltura fiorente, oggi abbiamo una bilancia di pagamenti in negativo, perché stiamo importando l'essenziale dal punto di vista dell'ortofrutticolo, quando la nostra terra davvero sarebbe terra molto utile e molto capace di produrre altrettanta merce da esportare anziché da importare. Senatore Grilli, parlavamo prima delle liste, della formazione, e parlavamo anche delle diverse anomalie che possiamo riscontrare. E durante il periodo elettorale accade di leggere in lista tantissimi nomi nuovi, sembra quasi dei dilettanti allo sbaraglio. Ci sono delle personalità che hanno alle spalle una carriera, una esperienza anche amministrativa, il suo caso, sindaco di Maglie, e quindi un'esperienza amministrativa abbastanza forte, perché poi è stato sindaco per due consigliature, quindi è conosciuto benissimo, prima da vice sindaco, poi da sindaco, quindi la macchina amministrativa. Ecco, secondo lei è importante arrivare al Consiglio regionale di Puglia avendo alle spalle una certa esperienza? Quale può essere la differenza fra uno che si affaccia la prima volta senza alcuna esperienza, che sono come consigliere comunale anche, o addirittura circoscrizionale, o neanche di condominio, cioè la prima volta che compare in politica, e uno che invece in politica ci sta da diverso tempo e ha assunto dei ruoli importanti dal punto di vista amministrativo? Ecco, c'è una differenza? O basta alzare la mano poi a quelle che sono le proposte? Vede, direttore, io non sono un cultore della politica a tempo pieno o della politica a tempo indefinito. A me non piace il politico di lungo corso, perché a mio giudizio, secondo la mia esperienza perlomeno, il cittadino si deve affacciare alla politica dopo aver maturato una sua esperienza nella società civile. Il mio esempio, il mio caso: esercito la professione di ingegnere da 35 anni e nei periodi in cui mi affaccio ai mandati amministrativi politici mi ritiro completamente dalla professione per riprenderla allorché cessa il mandato politico. L'esperienza maturata nella società civile, l'esperienza maturata durante i mandati politici, credo sì, compendiano e danno naturalmente i loro buoni frutti. Questo per dirle che affacciarsi in un'assemblea regionale è un compito non dei più facili. Io quando
mi trovai dopo 12 anni di sindaco per la prima volta in Parlamento, ricordo di fronte ad un'assemblea legislativa, quindi la prima occasione di assemblea legislativa, presi con tutta umiltà la Costituzione e di sera tardi la leggevo e la studiavo con il relativo commento. Perché la regione è una struttura che si compone di altri meccanismi, di nuovi regolamenti e a tutti gli effetti una camera di legislatura con delle implicazioni che riguardano anche le relazioni con lo Stato e le relazioni con l'Europa. Quindi bisogna traghettare in legislazione regionale con la concorrenza, tra l'altro, che la modifica dell'articolo 5 della Costituzione impone, delle varie legislazioni che sono sovraordinate a quelle regionali. Quindi un compito assolutamente, insomma, di responsabilità.